Metti questo al posto del fucile a pompa, che credo che ci possa servire. Così possiamo anche fare lo zoom. Ok. Per il momento non ne vedo ora, guarda là. Aspetta, dove sta? Giuro che l'avevo visto. Là. Bella! Tanta tanta roba, no? Perché quello sicuramente attivava quelle cose. Stiamo attenti, potrebbero essercene molti. Mi avrebbe fatto veramente tanto tanto danno. Ma non li vedo. Aspetta. Ok. Se posso ammazzarli così dalla distanza, faccio volentieri, in realtà. Dove cazzo va? Ma muore anche. No, che non muore, vedi? Due colpi nella schiena di fucile di precisione. E adesso non ne ho più. Quindi vai di pistola. Vabbè, un paio li ho fatti fuori. Abbiamo fatto una stronzata a utilizzarlo così. Forse sì. Però. Se un paio ce li togliamo da mezzo ai coglioni. Magari qualche munizione la recuperiamo, non saprei. Anche se per il momento mi pare proprio di no. Vabbè, dai, andiamo su. Guarda là. A meno che era Joseph. Che mi sembrava un pochettino. Ma non è Joseph. Ma ancora il cazzo che è Joseph. Via fuoco. Ok, prendi l'ascia. Prendi questo. Ne abbiamo due medikit, giusto? Aspetta, non ho controllato. Sì, vai, utilizza. Già mi sento un attimino più tranquillo. Che perché non so dove sta il checkpoint, se abbiamo salvato, se abbiamo fatto roba. Avanti. È scoppiata la testa sto giro. Non è vero. È ancora vivo. Che mira di merda proprio. È morto? E allora vai a cagare. Adesso è morto? Adesso sì. Va bene. Munizioni. Di là poi ci andiamo. Un po' di questo. Guarda quello. No, cazzo, questo qua mi sa che ha la testa dura. Aspetta, facciamo una cosa. Io ho qualche bomba. Mettila qui. Non è morto. È morto? Cazzo, che male questo. Ma sono due. Beh, si è dato fuoco da solo. Spe. Stai al riparo, sparano dall'alto. Stai a riparo sta ceppa. Che cazzo lanciano le frecce? Dobbiamo eliminarle tutte se vogliamo entrare. Aspetta un attimo perché quello mi sa che è ostico.
capito, però sei stronzo. Tutto bene. Da quando hanno anche le balestre con i dardi esplosivi? Tutto bene? No. Ma proprio no. Decisamente no. Ragazzo, te ne vai. C'è qualcuno lì. E io però non c'ho il fucile di precisione. Cioè, nel senso, non c'ho munizioni, giusto? Infatti. Corri. Vai giù. Cerchiamo di recuperare comunque un po' di roba. Qualche munizione in giro c'è, deve stare, dai. Mi lascia. Vai piano. Me l'ho dimenticato queste come funzionavano. Sai che queste sono quelle di precisione? Sì, meno male. Che cazzo, sbaglio sempre però. Quindi questo piazzalo qua. Carica. Aspetta, perché non è che vedo benissimo. Si riapre? Non so, non si riapre. Ti riapri? No. Cazzo, Eli? Guarda che non si apre. Ok. Forse non ci faranno a pezzi. Non abbiamo speranze se non eliminiamo le altre batterie. E quello? Che sta attivando? Sono troppi. Se abbiamo fatto qualcosa, però aspetti, perché io non so questi qua da dove arrivano. Da qui sono dietro di lei. Com'è che non si accorge di nulla sti imbecille? Aspetta. Qua ci serve il fucile a pompa. Decisamente. Non gli possiamo dare fuoco. Abbiamo fiammiferi, mi sembra. Ok, prendi questa. Dagli fuoco così. Mi sa che ha aperto a qualcun altro. Se. E siamo morti. Tutto bene? Decise. No! Io te curo, tu a me potresti pure darmi una curatina ogni tanto. Guarda, sta a fare il devasto con quell'ascia gigantesca quello. Sì, però sono infiniti. Sono veramente infiniti. Metti questa qui. T'è esploso in faccia? Sai che era arrivato qualcuno e lui ci ha difeso per una volta. Abbiamo praticamente finito le munizioni. Ok, fammi cambiare. No. Va bene, più o meno. Tutto bene. Diciamo di sì. Diciamo di sì.
Se magari recuperiamo anche questa. Magari uno lo facciamo fuori in questo modo, l'altro ce pensi tu? Attenzione. Dai, dagli un colpettino di ascia che lo spacchi in due. E guarda che deficiente. Tutto bene? Ma tutto bene il cazzo! Ecco. Un calcio in bocca e siamo morti. Riprendiamo tipo dall'inizio? Mi dai l'opportunità di entrare nello specchio? Parano dall'alto. Ah, riprendiamo da qui. Da dove arrivava gente che ci massacrava. Se però tu non te togli da lì, sei un po' coglione. Dobbiamo eliminarle tutte se vogliamo entrare. E vieni? Vai, corri. Vai sotto. Allora, cerchiamo di recuperare roba. Merda, me l'ho dimenticato. Ok, a pelo, veramente a pelo questa. Non so fin dove possiamo spingerci senza morire male. Una bottiglia, cazzo ce ne facciamo di una bottiglia? Cioè dobbiamo ubriacare, di sotto mi sa che moriamo. Proviamo a farci un giretto da quest'altro lato. No. Mira del cazzo proprio. Questa. No. Muori. Muori male. Te posso dar fuoco? No. A secco. A secco. Bene. No, non questo. Metti questo. Muori per favore. Muori per favore e mi lasci questa. Grazie. Lo posso aprire. Ok. Bene. Più o meno, eh. Merda. Ste cazzo di bombe. Ok. Prendi. Lui come cazzo ha fatto ad arrivare qua non si sa. Le munizioni, fiammiferi, siamo veramente a secco con i fiammiferi. Questo che fa? Abbiamo messo a modo qualcosa, non so cosa. Quelle a che pro? Non si sa. Possiamo andare su e possiamo andare giù. Lui è venuto da giù, quindi ha ammazzato quello che c'è stava sotto, no? Sì, ma non fa esplodere la bomba, né tantomeno la disattivata. Ok, anche questa veramente a pelo. Proviamo ad andare su. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa su. Aspetta che... Su non possiamo proprio andare. Ci vedono tipo istantaneamente. Però abbiamo attivato quelle due leve là. Ma cazzo, questa? Che prima non si è attivata? Tutto bene sta ceppa. Tutto bene sta ceppa. Il culo. Ne abbiamo ancora medikit? Non ne abbiamo più medikit, quindi non facciamo stronzate. Allora, le leve stanno qui. Che succede? Se mettiamo la leva, succede che forse non dovevamo farlo. Mi sa che non dovevamo farlo, cioè non so se conviene fino a un certo punto, eh. La di fuoco. Ok. Che cazzo, gli abbiamo dato un calcio? Ma sono morti, penso.
Possiamo rompere questi, per favore? Non so che sto prendendo, credo di aver preso un medikit. Sì, mettilo giù. In realtà ne abbiamo due, quindi è buono. E se io rivado là si riattiva? No, a sto punto ci provo. Magari anche nell'altra zona c'è roba da prendere. So che stiamo perdendo un po' di tempo, ma se dobbiamo attrezzarci, va fatto. Guarda, preferisco l'ascia, onestamente, così non prendo fuoco io. No, era un singolo colpo. Bene. Magari ce ne sta qualcuno da qualche altra parte di sti cosi, non saprei. Quelli continuano a sparare, mi vado di ascia. Che l'ascia sciotta questi piccoli, cioè anche quella là li sciotta, però mi sento più sicuro con l'ascia che non prendo a fuoco perlomeno. Bene. Quindi abbiamo aperto questo, ma quella no. Oltre questo punto non possiamo andare finché non eliminiamo tutti quelli. Il problema è che dopo arrivano. Mi arrivano un fottio. E io non so se a sto punto dovrei eliminarli prima che arrivano. Qua è veramente un casino. Allora, metti il fucile da cecchino qui. Abbiamo 4 colpi. Ovviamente non posso sbagliare. Dove spari? Qua sembra che non ci arrivi in realtà. Che cazzo però che non abbiamo nemmeno caricato. È morto? Ci faranno a pezzi. Non abbiamo speranze se non eliminiamo le altre batterie. Ok. Che cazzo. Devo eliminare quello praticamente. Mi stai dicendo questo? Io ci posso anche provare. Cioè magari vado ad eliminare quello e poi ho via libera. Cazzo ne so. Aspetta. No. Così nulla. No. Decisamente no. Fuoco. Sì, però se non muoiono è un problema. Sbruciacchialo un pochettino. Io non posso arrampicare. Ok. Siamo morti, quindi mi conviene darmi una curatina. Non so come eliminare quello a sto punto. Cioè da dove cazzo lo becco? Da dove lo posso mirare? È veramente un casino. Allora, se lui riesce ad eliminarmeli, magari posso provare a capire dove sta. Dovrei aspettare che va lì. No. Ok. Cerca di difendermi però, per favore. Cazzo, se mi fai avvicinare così. Siamo senza proiettili.
quello dove sta? Sta lì. Può morire, per favore? Avanti. Ci ha riaperto. Mo? Siamo senza proiettili per il fucile da cecchino. Scusami, ma io non posso piazzare con queste là. Ok. Ma appena ci arriva dovrebbe esplodere male. Carica. Mettimi il fucile a pompa. Ma non me l'hai messo il fucile a pompa, cazzo. Sei stronzo, eh. Guarda Joseph che qua sta dando veramente spettacolo. Tutto. È morto? Sto giro dovrebbe essere morto. Che se non è morto adesso non saprei più come altro fare, onestamente. Non dovrebbe arrivare più nessuno, teoricamente, se spero. No, perché sennò è veramente un cazzo di casino. Allora, posso recuperare qualcosina. Che, ma che cazzo, è ancora vivo che lo stai massacrando con così tanta furia? Non saprei. Però non mi fa nemmeno scassare qua. Niente, sa prende con lui. Avanti. Diamogli fuoco. Ce l'ha a morte con questo. È morto? E basta che è morto? Ma non c'è più nessuno. Ok, che c'è stato un po' di gel. Ce ne frega granché, però. Ma non c'è niente. Un po' di gel pure qui. Poi c'è un'ascia. Me ne lascia. Quindi questo. Gli archioni siamo pieni? Siamo pieni, ma in realtà uno lo posso anche prendere. Prendi l'ascia. Cerchiamo di capire dove possiamo andare senza morire male. Cioè, a me servirebbero altre munizioni per il fucile da cecchino, che ne abbiamo sprecate veramente un fottio. Guarda qua. Corri che non me sento al sicuro. Adesso è un problema. Adesso potrebbe effettivamente essere un problema. Cioè, ci arriviamo? Penso di sì. Ok, dai, ci arriviamo anche con questa. Non spawna nessuno là che prova ad aprire quello, no? Ok. Già questa è una cosa buona. Ora dobbiamo capire dove si aprono sti cosi. Ok. Proviamo dalla distanza. No, non ci arriva. Merda. Perché cazzo te devi far ammazzare? Proviamo su. È andata? Tutto bene. Ma tutto bene il cazzo. Siamo morti. Ne ho uno solo. E utilizzalo perché non andiamo avanti. Ne è rimasta ancora una? Sì, ne è rimasta ancora una. Quindi rimetti questa. Vai di questo. Cerchiamo di capire da dove spara, penso da qui. No?
Ma spari da qui? No, da qui non mi lancio. Se subiamo dei danni adesso siamo morti. Non abbiamo proprio più cure. Evitiamo di subire troppi danni inutilmente. Sì, sono veramente tediose ste parti. Inizialmente era pure carino, ma adesso sta effettivamente diventando un po' una rottura di palle. Non vorrei dire, ma sembra proprio così. Devo capire da dove si attiva questo. Ancora non parte, non capisco da dove inizia a sparare, dove fa fuoco. Perché se riusciamo a trovare il punto dove inizia a sparare, gli spariamo all'interno e dovremmo avercela fatta in un modo o nell'altro, si spera. E superata sta parte, signori, cioè salutiamo perché si è fatto veramente tardi. Ok, fa fuoco da qui e c'è becca pure. Culo. Prendi questo. Da qui. Qui no, Quello esplosivo. Andiamo di quello esplosivo. No, questo non lo devi mettere qua, cazzo. Lo sbaglio sempre. Metti questo qua esplosivo. Fanne un paio. Dovrebbe andare teoricamente. Ok, a posto. E mo? Vabbè, cioè allora siete proprio stronzi, siete veramente stronzi. No, cazzo, se io ti dico che devi andare qua a craftarmi le cose. Guarda, fammene direttamente tre perché tanto adesso li utilizziamo. Merda. Merda. Siamo esplosi male. No, no, no. Mi fai ripartire da qui, vero? Mi fai ripartire da qui? Ti prego, dimmi di sì. Aspè. Aspè. Dove siamo? Chi è rimasto? Mi sono un attimino perso. Sono tutti andati, no? Quindi teoricamente c'è solamente il boss. Non so perché mi ha spawnato qua, però va bene. Però che cazzo, che dobbiamo esplodere per forza in questo modo? Devi fare quegli esplosivi, cazzo. Non fare danno. Vai. Vai. Adesso metti questi. Vai. Morto. Che no. Non muore però. Vabbè. Capito, però se non muore è un problema. Oh, forse è morto. Ok. Va bene.
Recupera questo. Stiamo attenti. Ricarica. Potrebbero essercene molti. Ancora? Continuiamo con potrebbero essercene molti? Siete stronzi nell'anima. Abbiamo tipo esaurito tutto. Soprattutto a livello di medikit. Cazzo, è stata ostica sta parte. Ok. Io vorrei... Sento la musichetta, quindi ti prego fammi andare a salvare, please. Fiammiferi. Fiammi di fuoco. Non ti preoccupare che non è più un problema. E io vado a salvare. Diario di Sebastian Castellano, sì, e Miria siamo sposati da 8 mesi, tu piccola lì sei risultato del nostro amore, non vedo l'ora che passino questi 2 mesi così potrò finalmente vederti, ma devo ammettere di essere un po' spaventato, ho affrontato molti pericoli nel mio lavoro per sapere che tra poco diventerò padre, mi spaventa moltissimo, ho promesso di amarti e di proteggerti con tutto me stesso fino alla fine dei miei giorni, affronterò questa fase della mia vita come tutte le cose importanti con il mio cuore, dando il meglio di me, sappi solo che tua madre e io ti amiamo già e siamo ansiosi di darti il benvenuto in questo vecchio pazzo mondo. Sì, tanto, tanto pazzo, decisamente tanto, tanto pazzo. A questo punto, un po' del gel e vai. Non so se ho una chiave, adesso controlliamo anche questo. Dai, non splashiamo ancora così ad cazzum. Per favore. Me la lasci la luce a sto giro, please? Fatemi vedere se c'ho qualche chiave. Sì, c'ho una chiave. Aprimi questo. Un po' di gel. 5000. Munizioni. Aspetta un attimo perché... Secondo me possiamo pure ricaricare. No, metti questo. No, siamo full. Ok. Abbiamo poca roba a livello di munizioni in realtà. Però ok. Dai, apri velocemente ste porte. Facciamo che ci potenziamo anche un attimino. 19000 di gel. Io direi di andare a potenziare il recupero della siringa che ci richiede 15000. Vai. E adesso dobbiamo accumulare per la bara. Per la bara vitale. Dobbiamo arrivare a 150 di salute. E poi andiamo a recuperare 60 con le siringhe. Dai. Recuperiamo veramente uno sputo proprio. Possiamo fare molto altro, ma va bene. Se c'è qualcosa da leggere, da fare, lo vediamo la prossima volta. Salva qui. Accetta. E signori, dai, io direi che ci possiamo anche salutare qui con The Evil Within. È stata veramente un'impresa proprio perché, insomma, certe parti veramente ostiche. Schermata buia non ne parliamo proprio, credo sia stato un glitch, qualcosa che non mi faceva attivare la torcia, non saprei, ma proprio non andava, quindi buio totale. Fortunatamente che avevamo il dard elettrico a farci un po' di luce. E boss fight one shot che t'ammazza male, non so se l'altra difficoltà è un pochettino più easy, ma t'ammazza male. E questa parte qua troppo, decisamente troppo lunga. Per carità, il gioco mi piace pure perché te mette in condizioni di utilizzare una certa strategia, però è anche troppo. Cioè, per essere un action, uno sparatutto, è anche troppo, veramente troppo lunghi alcune parti. Se poteva fare di meglio, secondo me. Comunque, voglio continuarlo, voglio arrivare fino alla fine, credo che siamo più o meno a metà gioco, immagino, più o meno, ne sono sicurissimo. Ma... continueremo nella prossima live, che poi come sempre vi aggiornerò su Discord quando sarà. Signori, io vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine e noi ci rivediamo ad una prossima live. Alla prossima, ciao a tutti!